Amici di Cittadiriano, buonasera, siamo qui presso il Palafiere in Contrada Casone ad Ariano Irpino e parliamo di dolcezza, parliamo dei cake, del corso di cake design, fantastico, ci sono tanti concorrenti, oltre 10-15 concorrenti e oggi ne vedrete delle belle. Allora cari amici, entriamo proprio nella vera e propria competizione, voi vedete sono fantastici, questi sono vere e proprie opere d'arte. Allora, signorina, intanto complimenti, qual è la sua opera? Questa qua, quanto tempo ha impiegato? Parecchio, una settimana. Ma quanta passione ci vuole per fare un qualcosa del genere? Tanta, passione tanta. Appassionata da sempre? Senza anche, sì. Ci può dire qualcosa in più? Allora intanto questi colori, la glassa, è una glassa, cos'è? Una pasta di zucchero, tutto tutto interamente pasta di zucchero, sì. Quindi anche quel trenino che vedo, sì. Con una pazienza? La fiera c'ha una base di polisterolo, per il resto tutto interamente di pasta di zucchero. Quanto impiega per fare un trenino del genere? Il trenino una ventina di minuti, mezz'oretta, poi per il resto che sono cose più elaborate qualcosa in più. Bene, complimenti, andiamo avanti, noi vediamo un'altra opera fantastica, sembra semplice ma non lo è, intanto leggo, qual è il suo nome? Adriana De Luisi. Adriana, allora Adriana, quanto hai impiegato per questo po' di opera d'arte? È una settimana, poi i vari pezzi sono stati fatti un po' prima per far seccare qualche giorno, queste cose qua. Questa è la famosa pasta di zucchero, io adesso mi sto informando mano a mano che parlo con voi. Da quanto tempo l'ha presa questa passione? Circa un annetto, però così, un po' per hobby, perché nella vita studio, quindi... La faccio un po' poetica, non è che lei da bambina si metteva sul tavolino e faceva qualcosa? Aiutava. Non molto, la verità. È nata più tardi. Bene, complimenti, fantastica anche quest'opera. Buonasera, benvenuta sulle nostre telecamere. Intanto il suo nome? Alessandra Locurcio. Alessandra, ci presenti questa sua opera d'arte? D'arte, è un'opera. È un'opera, una bella opera, diciamolo. E niente, è una torta matrimoniale, almeno l'idea è quella, e ci ho messo 5 giorni, quindi scusatemi. 5 giorni? Sì. Senta, quelle roselline, ma è difficile fare una rosa del genere? Non è difficile, più che altro ci vuole molto tempo per asciugare il petalo, eccetera, perché poi una volta fatto ogni singolo pezzo, assemblarlo è semplice. Antonella, allora, intanto il colore invitante, il topolino ricorda un po' quelle antiche storie di bambini, quanto tempo hai impiegato per questa torta? Beh, le decorazioni almeno 3 giorni, 2 o 3 giorni. Ah, 3 giorni di lavoro? Sì. Senti, hai fatto i lecca lecca, l'hollipop, le caramelle, queste, secondo me i bambini ti hanno dato già per vincente con questo, no? Sei d'accordo? Sì. Spero. Alessandra, una bella passione questa la tua, da quanto tempo? Una grande passione, da 2 o 3 anni che ho questa passione. Ma come scatta la passione? Dico, un giorno dico, ma voglio fare, oppure c'è una predisposizione? Credo che ci sia una predisposizione, io ho comunque sempre amato fare dolci in generale, poi adesso è scoppiata questa moda della pasta di zucchero e mi diverto a lavorarla. Ora, questa torta è un omaggio alla tradizione culinaria dolciaria campana. Che È una pastiera napoletana, è una caprese, ci stanno le zeppole di San Giuseppe e questa è una ricotta e pere, la famosa delizia al limone. Cos'è altro dire? Niente. Dopo assaggiamo anche questa. Dopo assaggiamo questa, sì. Parliamo con Angela, parliamo con il dolce per antonomasia, il wedding cake, giusto? Giusto. Senti, vedo che hai lavorato tantissimo alacremente, sembra tessuto tutto ciò, ma questo non è tessuto. È molto, molto particolare, molto delicata, che richiede un po' di tempo e un po' di pazienza soprattutto, stare attenti a non far rompere l'operato, insomma. Vedo delle roselline con una cura fantastica, quanto hai impiegato? 3 giorni. Wow, 3 giorni per una torta e poi tu la mangi in un secondo, vedi, non va bene. Maria Enza, anche il nome è bello, i colori, variopinta, fantastica. Cos'è questa torta? Parla di Alice in Wonder, Alice nel Paese della Meraviglia? Sì, sì, oh, sì, stato sì, bravo. Sì. Quanto tempo hai impiegato per questa meraviglia? Beh, con le decorazioni una buona settimana, perché ho preferito insomma puntare sui dettagli, quindi è un po' ricca di dettagli. E... In realtà ha messo tutta la storia di Alice, chiaramente,
la teiera parlante, Bianconiglio è lì davanti, che poi magari vedremo in dettaglio. Questa passione da quanto l'ha presa? In realtà ho sempre realizzato torte, però la pasta di zucchero, dato che è ormai la moda del momento, negli ultimi 4 anni in realtà, ci vuole tanta pazienza e manualità. Parliamo con? Anna. Anna, da quanto tempo si cimenta in questa splendida arte? Un paio di anni. Bella soddisfazione fare delle vere e proprie opere. Le proprie creazioni. Mi dispiacerebbe quasi mangiarle. Sì. Ma non le capita qualche volta, dice, ma io questa la tengo per me, la metto in una teca? E se non andasse a male? Allora, intanto complimenti, il tema è lo stesso di Alice nel Paese delle Meraviglie. Quanto tempo impiega per fare una torta del genere, anche per lei? È più o meno una settimana. Quindi, perché i personaggi si devono asciugare per comporre i vari pezzi. E poi i colori anche, fare delle sfumature. Sì. Qual è il suo sogno, la sua torta, la torta che vorrebbe realizzare? La statua di Abramo Lincoln, una cosa del genere, magari una statua particolare, il Colosseo. E vabbè, il mio sogno è conoscere Buddy. Conoscere Buddy, fantastica questa cosa. Ciao, il nome? Rossella. Rossella, semplicità sì. Alle volte. Allora, chi è semplice vince, vero? Io credo di sì, perché volevo coniugare il fatto che oggi inizia la primavera con il tema del matrimonio, quindi un lancio del bouquet, infatti se vedete davanti ci sono degli sposi, la sposa lancia il bouquet si diffondono su tutto il vassoio. Non avevo visto gli sposi, insomma qui anche in questo caso si parla di matrimonio, quindi primavera, matrimonio e amore. Ovviamente. E amore. Chiaramente ha impiegato meno tempo per questo, però è una questione di fantasia. All'interno com'è fatta? Parliamo di gusti. Beh, io credo che sia, spero che sia buona, nel senso c'è un pan di Spagna molto delicato, una crema chantilly aromatizzata e quindi è tutto commestibile. La pasta di zucchero è fatta a mano, non è quella acquistata già confezionata, ma l'ho realizzata io. Quindi... Da quanti anni questa passione? Quanto tempo? Da sempre, praticamente. Da sempre, innamorata da bambina? Sì, infatti. Il nome? Michelina. Michelina, da quanto tempo? 2 o 3 anni ho scoperto la passione per la pasta di zucchero, però per i dolci da sempre. Ah, quindi c'era un'antica... Dei dolci. Questo dolce cosa ci rappresenta? Matrimonio e bambina. Ah, perfetto. Ah, queste sono due. Quindi avete coniugato le due cose. Quanto impiega a realizzare una torta del genere? Entrambi sono stata quasi 10 giorni. Solo di pomeriggio, la sera, non tutta la giornata. Sì. Ricordiamo che per lei è un hobby? Sì. Hobby. Complimenti e andiamo avanti con queste signore che fanno delle torte fantastiche. Buonasera, il suo nome? Mariangela. Mariangela, questo colore tenue che mi ricorda un po' i deserti, molto molto bello, non è facile arrivare a questi colori. Allora, è particolare, la rappresentazione di questo dolce, di questa torta? È una wedding cake, wedding cake. È decorata con la ghiaccia, con pasta di zucchero e fiori in gumpaste. Molto bella, anche vedo delle roselline, presumo siano roselline, campanule, non so. No, sono rose. Complimenti anche a lei e buon lavoro, continuiamo. Parliamo sempre di matrimonio, wedding cake, anche con la nostra amica. Maria Teresa. Maria Teresa, da quanto tempo questa bella passione? Un anno. Un anno? Sì. È già così brava? Meno male. Era un po' portata. Sì, ho la vena artistica. Ah, quindi c'è qualcosa. Studi artistici. Perfetto. Allora, tutto ciò che è creativo i colori, mi piace. Tutto ciò che è creativo le piace, i colori, perché hai scelto questi colori? Mi ha ispirato una perla bianca, infatti la torta l'ho chiamata Perla Bianca. Quindi ha un nome, Perla Bianca. Complimenti, molto delicata, molto tatto. Andiamo avanti con questa dolce signorina, presumo. Signora, parliamo di un wedding cake, sempre. Sì. 1, 2, 3, 4 piani, quanto tempo è impiegato? 3 giorni e mezzo, 4, va? Senta, la passione com'è nata? Così un giorno dice voglio fare wedding, la wedding cake designer, come si dice? Facendo la wedding, no, vabbè, la cake designer. Cake designer. Esatto. Così è nato così? Facendo la torta per il compleanno del bimbo, di mio figlio. Quindi il bimbo è ispirato. Sì, generalmente nasce sempre così. Complimenti per questo po' di torta nuziale, chiaramente. Tempo tantissimo ce ne vuole. Sì. Passione tanta. Tanta, da piccolina proprio. Ma lei ha avuto sempre la passione dei dolci? Sì, da piccola, da quando avevo 8 anni. Quindi ho visto una foto. Tavolino, sì. Da una foto su una rivista.
mi innamorai di quella torta e incominciai. Faccio una domanda strana, se sì. potesse fare un dolce per qualcuno, per chi lo farebbe? C'è una persona, un personaggio? Per mio padre. Per il papà, questa è una cosa che ci fa meditare. Complimenti e buon lavoro. E ne vedo un altro dolce, sempre suo, molta fantasia. Cosa rappresenta questo dolce? Cioccolato. E all'interno ci faccia godere della cosa. Sì, pan di Spagna e il ripieno è praticamente il ripieno dei cannoli siciliani al cioccolato. Che meraviglia, vinca il migliore. Continuiamo questa carrellata fantastica. Intanto complimenti per l'opera d'arte. Parliamo con Assunta, Tania. E siete in duo, avete questa passione da quanto? Un anno, lo sì. E siete già così bravi? No. Complimenti, vi abbiamo preso il momento che stavate lavorando. Ci spieghi questo dolce, intanto come è il suo nome? Qual è il suo nome? De Rosa Antonietta. Antonietta, allora. La danza, è dedicata a mia figlia che fa danza e per il suo compleanno. Che diventerà un étoile. Eventualmente, sì. Senta, cosa c'è all'interno per curiosità? C'è praticamente una crema al cioccolato e un pan di Spagna molto semplice. Noi fantastico. La semplicità alle volte paga. Salve, numero 3, come si chiama? Maria Assunta. Maria Assunta, ne ha due lei. Perché due? Perché mi piaceva... Due. Allora, in sintesi, questo è? Wedding. È un wedding cake? Sì. La classica torta. Torta a tre piani, sì. Un giorno se mi dovessi sposare vengo da lei. Va bene. Okay. Allora, mentre questa che mi affascina tanto, baby, è una torta proprio simbolica per i bambini. Una bimba. Cosa c'è all'interno? Dentro è crema pasticcera con una composta di frutti di bosco. Allora, Anna, questo è un wedding cake, ormai l'ho imparato. Sì. Complimenti per queste roselline. Non le voglio, glielo chiedo, quanto tempo hai impiegato per questa torta? Per fare i fiori una settimana. È dura, non è facile. No, non è colorarli facile. E tutto il resto. Mentre questo qua è un baby cake fantastico. Hai il cassettino, è meraviglioso. Da quanto tempo ha questa passione? Da un bel po' di anni. Quindi anche da bambina forse le piaceva il dolce. Sì, vabbè, più che il dolce la decorazione. La decorazione. Sì. Ancora una volta si parla di dolcezza, di questi dolci fantastici guarniti, si può dire guarniti. Ne parliamo con la signora? Stefania. Stefania, questa passione, simboleggiamo un po' il circo? Sì. Il circo, ma lei ama il circo. Più che altro le mie bambine. Allora, la fonte di ispirazione per tutte queste signore sono sempre i bambini. Sì, assolutamente sì.